Signori, siamo in diretta con Radio Caserta Web. Vi ricordo che questa trasmissione è in dedica tutto per l'amico Antonio Piscitelli. Ciao Antonio, prontissima guarigione a te e tutti quanti che ti seguono. Un bacio. Se volete fare i vostri saluti, le vostre dediche, basta scrivere nel nostro apposito sito internet radiocasertaweb.it, trovate i commenti di Facebook, scrivete lì per i vostri saluti e dediche. Radio Caserta Web. Ciao Antonio Piscitelli, prontissima guarigione. It's my house.
Radio Caserta Web, music, dance per tutti quanti voi. Ripeto, questa trasmissione è tutta in dedica per l'amico Antonio Piscitelli con una prontissima, ma dico prontissima guarigione. Tutti ti aspettiamo. Ciao Antonio! Ok Antonio, io non so se c'hai, cioè se stai in una stanza dove ci sono altre persone, cui se è così comunque vado a salutare anche chi è nella tua stanza, chi è vicino a te, ok? Un abbraccio e tanta felicità, ok? Buon ascolto da Radio Caserta Web. Tra poco l'amico Antonio Piscitelli farà il suo intervento in diretta per salutare tutti quanti voi in diretta con Radio Caserta Web.
Allora, eccoci qua. Noi abbiamo la sorpresa che vi ho detto, abbiamo in diretta l'amico Antonio Piscitelli. Vediamo un po' se ci sente. Antonio, ci sei? Io ci sono, buonasera. Quella miseria, come si sente una meraviglia, guardate. Antonio! Allora, ti stai riprendendo? Buonasera, mi sento un po' disturbato. Dicevo, aspetta un po' così, ti stai riprendendo? Ah, sì. Ah, questo sto è lo... riprendendo, oggi è l'ultimo giorno di convalescenza, domani finalmente mi rimettono. Ah, sto a dire, meno male, così ti riprenderei alla grande perché dobbiamo fare sta bella cena, Certo, non solo, tante cose dobbiamo fare. Comunque volevo ringraziarvi per i saluti in diretta, sì. Per il sentire che avete avuto con me. Siete stati veramente in tanti, anche su Facebook. L'ho visto, guarda, una cosa mi fa la pelle d'oca, veramente vuol dire che ti vogliono bene tutti, dai. È vero. Al di là di chi ti avrebbe voluto voluto bene di più. Sì. E ci siamo capiti noi, Ma fa niente, Dio è grande, non ti preoccupare. Antonio, ti ricordo che questa trasmissione la stiamo registrando, così ogni qualvolta che vuoi andarla a sentire la puoi sentire tranquillamente. Sì, va benissimo. Ok? Grazie. Continua a seguirci, è prontissima guarigione, Antonio. Quindi tu domani dovresti stare in convalescenza, giusto? Sì, domani mattina mi dimettono in serata, penso di tornare anche a casa. Perfetto, e dai, mi fa molto piacere, ok? Poi ci vediamo da vicino per un abbraccio. Benissimo, Antò, continua ad ascoltarci fino all'ultimo, ok? Un abbraccio. Poi sarò della testa web. Voglio salutare tutte le persone che mi sono state vicine, sì. Mi sono fatti sentire, anche chi no. Tutti, e in particolare la mia sorellina che è qua vicino a me. Un abbraccio a tua sorella, perché ho visto dai link su Facebook le foto che hai postato, che è una persona meravigliosa. È vero, sì. E ce ne sono pochissime così, fratelle e sorelle e così via. Noi siamo probabilmente quelli del vecchio stampo. Abbiamo ancora nei valori noi. Bravo, quello è vero, e siamo fieri. Va bene. Ok, allora, Anto. Vi lascio la vostra trasmissione. Grazie. E a presto. Un abbraccio, brunta guarigione, ci vediamo domani, dai. Grazie. Ciao. Benissimo, allora, così abbiamo ascoltato in diretta il carissimo amico Antonio Piscitelli, che praticamente ha voluto salutare a tutti quanti voi. Bene, andiamo ancora con la musica, e sempre in dedica alla trasmissione per l'amico Antonio Piscitelli. Ciao Antonio, un bacione forte a tua sorella e a tutti quelli che ti vogliono bene come me. Get your feet.
Se volete intervenire in questa diretta, fatelo telefonando al 0823 330 987. E vedo che in tantissimi stanno ascoltando sull'iPhone. Grazie ragazzi a tutto il mondo che ci segue. Passate il link ai vostri amici. Ricordo che Radio Caserta Web trasmette dalla città di Santa Maria Vigo, provincia di Caserta.
Amici che ci state ascoltando dai vostri iPhone sul vostro telefonino, vi comunico che potete chattare con noi attraverso l'apposita chat che è sul telefonino, vedete c'è il logo del messaggio, cliccateci sopra e possiamo comunicare per fare i vostri saluti, le vostre dediche, va bene? Vi ricordo sempre che questa trasmissione è in onda in diretta, ora ore 20:02, è tutto in dediche per l'amico Antonio Piscitelli con una prontissima guarigione. Tutti coloro che vogliono chattare con noi e che ci stanno ascoltando dall'iPhone possono tranquillamente chattare cliccando sull'icona che vedete sul vostro telefonino con il messaggio. Cliccateci sopra e potete chattare con noi e per i vostri saluti e dediche. Radio Caserta Web. Like this show.
show. Andiamo a salutare la nostra amica Rosellina che ci ascolta dagli Stati Uniti d'America, quindi un abbraccio a te carissima Rosellina e buon ascolto! Все без подлости, но жить так больше ты, поверь мне, не смогу. Над пропастью без повести, по прошлому бегу. Все честно, все без подлости, но жить так больше ты, поверь мне, не смогу. Adesso però volevo farvi ascoltare un qualcosa di stupendo. Anto, se stai ascoltando adesso è tutto da ridere, mi raccomando. Buon ascolto! Allora, tutto per te Antonio Piscitelli con tutti quelli che ti vogliono bene. Eccolo qua che arriva in diretta per voi, zio Peppe. E la gente doveva aspettare che mi fa il chiedino, ad Alando di Giano. E allora che sta arrivando? Emilia Romagna. A Romagna chi?
Nord. È del nord, dov'è? A Romagna Emilia. E a Romagna Emilia, che ne sa chi? Vabbè, dov'è per una regione? Emilia Romagna si chiama. Ehi, Emilia Romagna, che ne sa c'è a Romagna Emilia? Vabbè, comunque è del nord, dov'è? Dacci capire di chi è chi stanno? Udinese e Sampdoria. Santo? Sampdoria. Non saccio sto santo, guardate, non lo conosco, non c'è mai dice il nome. Santo che? È la squadra, si chiama Sampdoria. Vabbè, allora per chi ti vengono a dire che si chiama il medico, come si chiama lui? Udinese. Allora Udinese, sì. Modena, Venezia. Modena, Venezia, Modena. Mantova, Spal. Parigia. Chieti, Regina. Questo? Chieti, Regina. Ah, a Regina, si capisce che la Regina è sempre meglio, no? Brescia, Tucchese. Brescia? Sentite, voi adesso lo serio, andate adesso di spuecca. Si vede, Brescia. Si di spuecca, giovina. Vabbè, cioè, è una squadra che si chiama, una città, la città di Brescia. Brescia? Sì. Chi si chiama e chi si ovesca? Brescia con la B. Brescia, è che sto scemo, mi ha già capito che è Brescia. Lucchese. Chi? Lucchese. Brescia, Lucchese, vengo la Lucchese. Soltanto regolare, un bacio. No, perché questo qua? All'uomo che si mette la polizia, racconta meglio un bacio, è una regione sbagliata. Ma può essere pure, vabbè. No, bacio, perché vogliamo, ti suona la polizia. No, vabbè, taluni frangenti uno può anche mettersi la pelliccia. L'uomo ci piace avere la pelliccia, la mania. Sì, e quando specialmente... E ci passa la mano per sopra, sentivo più con me. Perché la pelliccia è buona, però l'uomo che è uomo. Poi l'uomo diceva che sa mettere un po' la pelliccia, quella sa mettere zitto, non ci passa manca la mano per sopra. Ma non so, vabbè, io non so se era voluto arrivare a comunque. Un Paoluccio ricco, il can. Un Paoluccio ricco, che lì da panno è un Paolo. Ma comunque... E la mano a cebola, tu ne dici. A mano? Cebola. Cebola. Che significa? A mano a cebola, legge, come la ferisce. Cioè, a mano a cebola, legge. Casa senza sulla... Ma... Ecco, la pela e contrepela. Pela e contrepela. Pela e contrepela. Che è Paolo? Il Paolo che si sta pensando lì? Ah, lì sta capace di non fare il contrepela. Che si sta pensando? Vabbè, ma andiamo a cercare per mezzo a vostro, un bacio. Ma che se voglio sapere, perché sta qua Paolo? Un bacio, un Paolo ci sta qua. Perché, mi vi dico una cosa. Perché voi non avete venuto a tempo. Io ho telefonato pure a casa vostra e il telefono si è smerzato. Il telefono a casa mia? Sì, il telefono a casa vostra, vostra moglie, un bacio, è una spina, come si chiama, la spina sfilata. Si vede che non se ne sarà neanche accorto, non vedi? Dicete voi, un bacio, l'ha fatto a proposito, un bacio, hai usato il telefono, l'ha fatto a proposito, per non fare la condizione. A me? Sì. Ma se io sono uscito presto di casa, non Beppe? Sa, a proposito, io cosa ho qua a parlare qua, c'è tu ma che ricordavo di Beppe, che femmine fanno il coso, voi non sapete mai perché. Voi non arrivate mai a sapere perché fanno. Ma se vostra moglie ha pigliato il telefono e ha messo... Tutto il contrario. Il contrario, ma ha girato, no? C'è da solo una ragione. Allora, ogni cosa ci sta andando a fare. Voi che state per un bacio? No, beh, ma non... Sì, è vero che non avete voluto la colpa. Non mi interessa, non beppe. Come? Non mi interessa. Ma quando andate a casa facendo una marronna italiana? E io trovo un mezzo. Già vado a verlo sotto. Non beppe, ma io quando vado a casa, sì, la trovo dormendo.
Vai chiamato sotto gli stessi, ci ha chiamato gli stessi. Non vendo il mezzo. Perché non sono, si stanno meglio. Ma già, da bene, si ha da addirizzare, la donna si ha da addirizzare. Si ha da addirizzare. Si non si addirizza è la fine. Se non si addirizza è la fine. Ma vabbè, comunque va bene, parlami di cose, parlami di questi fatti. Parlami di festeggiati, parlami di festeggiati. Ma no, no, quando sono merda, sono merda. La signora Mina. La signora mia. No, la signora mia, la signora mia. La signora mia Muretta. La vostra signora. Muretto, 1 ottobre, 33, accidente, buono facendo. Vabbè, ma a proposito dello sproposito, no, il 1 ottobre del 33, la vostra signora. Anzi, voglio mandare un forte bacio a Maitella Candonera, un bacio che veramente ha vigliato il posto nel mio cuore, mi ha fatto scudare, pure Rosani che mi ha fatto scudare. Vabbè, non porti che è una disgraziata, che è un'anfamona. Però guardate, però bisogna mettere mai tempo. Ma voi potete sempre mettere me, se poi ci dica io, ma la mente a mai tempo. Ma voi che potete, ce la voglio bene. No. Ma voi che potete. Vabbè, ma voi il vostro bello. Ma dite, mai tempo, ma fatti scudare pure, tu sei vanicchia e mia moglie. Ma va bene, se tenete in tuo coro, bene. Sì. Non si mette in mostra, ma si fa capire diversamente, non come fate voi. Beh. Poi telefono alla gente per vicino. E vicino i Parausil e poi Adam Frey. Dicendo Parausil, non bacciamo. Ma bacciamo, ogni modo sentite. Voi mattina a poco di fuoco per la signora Mino di Sorrento. Allora prima da spiegare un fatto, però non bene. A poche due botte la signora Mino di Sorrento. Ho fatto voglio spiegare che adesso fa. No, ci volevo sbaglio, ci volevo domandare, no? Sì. Se voi avete ammazzato vostra moglie all'epoca, sì. A matrimonio consumato oppure non consumato? Cioè, in breve parole volete sapere se la moglie era vostra, abbonata, la moglie era vostra. Morto signorino. È un morto signore. Perché questa è una cosa che si deve fare. Guardate che io mi fido della vostra parola, va bene. Ammaggiare, sentite, vi dico una cosa, è morto signore. È morto signore perché io c'era troppo che dobbiamo viaggi nostro, non mi spazio. Ma non è che forse accelissimo perché già era signore voi. Ma quando mai ho baciato? Cioè, comunque fosse già Paolo. Ho baciato, io mi voglio dire una cosa. A te mi dico, ho baciato, non eri come mo. A te mi dico, non eri come mo, caro, ho baciato. Vi ricordate, Dan, la prova si faceva troppo sposata. Ma tu capito? Poi c'è la canzone Carisona. Ricordate a Carisona. Renato Carosona. Carisona, chi le diceva? Dice, se il mellone è uscito bianco, ma chi dà può pigliare? E lui ha ceduto la mogliera. No, per amore di Dio, il mellone può uscire bianco e può uscire anche rosso. Anche rosso. Però gli dico una cosa, struzzichino proprio prima. È giusto. Ma tu capite? E poi si prova prima. All'epoca nostra non si poteva provare prima, ma il caso era una racconta. Io mi ricordo quando mi sposai io, a Bonanno mi ragnora meglio, un bacio, non è a bere il lonzulo a Pisa. A mattina a Pisa si aveva da prendere il lonzolo, il pezzo... Le prove. C'è una ragunda, le prove. Le prove. Le si chiama. Le prove. Un bacio, e chiedo venetta, e sono guardati proprio da vicino. Sono dietro a guardare. Hai capito? Agnolo. Ah, mamma che la mamma che lo faceva per prestigio e famiglia. Poi, a Bonanno mia mamma, una coscia, un bacio, a una coscia. Papì, è sicuro, papì, ti ho visto fatta a festa. Poi mamma, voi che decido, perché mia mamma parlava un po' buio, voi che decido, né, mamma, ma ci fatta a festa. Mamma, vi dico una cosa, io. E ci contai tutto fatto, ma che mi metteva pure scuola, che ci volette una resistente per mettere si chiama fatta i famarire. Hai capito, ma che non fu una cosa facile, fu una cosa troppo difficile, ma che perché voi sapete uno si andava a cavo in una maniera e che doveva fuori per sotto, perché ha paura, che chi poi era un barzimo che aveva visto andare sotto, perché quando facevamo amore, uno si era stato in da stanza di pranzo, uno si era stato in da stanza di letto, e se ne chiede come bomba, la sera quando ci salutavano, arrivederci, e si roppa, cuopate, va chiuso il cancello, essa si tornava a sci fuori e a fuori cancello gli attiriamo, ma ci stavano i cancelli
ma scam si poteva venire da chi tu cangino. Ma cancello Carezza forse. Come io cancello Carezza, poteva da sinistra, io si sono rito. Io si sono rito, ma scam. E questo rito perciò il cacco potevano fare. Era una cosa che... Perciò tanti, a quell'epoca là, i matrimoni si facevano tutto quando... giovina. Per provare il frutto proibito. Il frutto proibito. Perché quello non si poteva fare niente, non si poteva arrangiare niente, no? Ma proibito. E allora quello si arrangiava, diceva subito uno, diceva subito con le vado parrucciano a chiesa, faceva e diceva. Allora, c'è stata gente che hanno fatto credere ai genitori che avevano premio. Niente meno. Sì, proprio per cose più ambresse, però non avevano premio. Però facevano a capire che erano premio. E guarda, mo stiamo parlando che la signora Mine sorriente. Siccome si sa perché la signora pure diciamo. È anziana la signora. No. Anziana, la figlia la meglio, fammi dire, la signora 63 allora, anni, diciamo così, devo ricordare queste cose. È una signora, guardate, un bacio, è una signora, un bacio, che quando ha detto 4 ore d'ora, quello è venuto a mente. Ove? L'odore era troppo brutto, e se ne pensiamo che al convegno diciamo, hanno poco oggi, hanno poco rimane, hanno poco troppo rimane, diciamo, la autostrada sarà appeso, no? Mentre la sua c'è tutta assieme. Ah sì, era vero. Era un odore pazzo, ma qua era diverso. Era una lucca. Era. No, mi è venuto a me. Mamma mia, e poi abbasciava la valigia, si è così non è. Mamma mia, vabbè, io no, è stata una mia curiosità, una cosa che volevo sapere. Non lo so, io mi fido della vostra parola. Perché vi ho messo a corrente, diciamo, di queste cose passate. Comunque, l'hanno saputo anche i nostri amici radioascoltatori, che ai quali vanno i nostri saluti. Io saluto a tutto, un meritoro consolo tutti intelligenti e tutti i teliconi. Ma tutti quanti. Un bacio e poi la canzone che si piace alla signora di Sorrento, la facciamo sempre lo stesso modo, stasera tutti quelli che telefonano a fare auguri alla signora Mina, e io ci voglio anche una forte buonasera a Maitella Cantanera. Tu carnale che ci sta. Non bacio la parlata. Don Beppe, comunque Don Beppe, mi hanno detto sì. che voi non vi dovete astenere, così, vi dovete frenare quando parlate con i radioascoltatori. Dovete dire tutto quello là che sentite di dire. Voglio mai dire. Che mi hanno a me mi hanno detto. Non bacio, non voglio mai dire. Si dice tutto quello che sono dei sericile. Comunque a me mi hanno detto che io vi devo spronare. Spronare. A me spronare, no, a me mai spronato mai niente. No, mi devo. Io mi sono via buio, non bacio. Io mi sono via buio. Una cosa. Non mi metto, voi usate il genere e ci vai. Vabbè, una cosa, state per fermo questa bottiglia. A me mi hanno detto così. Dici tu al zio Peppe non lo devi. Come si diciamo? Spruare. No. Lo devi far parlare, fallo dire tutto quello che vuole. Non che io vi devo frenare. Certi, papà, ma zio Peppe, arrivato certo io devo fare da moderatore, perché poi può darsi pure che vuol dico sempre, ve lo dico sempre. Guarda, ha tutto vino là con coppolo, guardate che ammalo andate combinato, va. Guarda la pezzola, va, ecco la bottiglia di vino in terra, va. Guarda là, va, pigli una poca, guarda, mannaggia, come si andate a combinare con voi, come si deve combinare con voi. Ha tutto vino in terra, va pure. A vado di giù e ci riesco a portare, ma ci capito, ma già vado di giù e ci riesco a portare. Calmatevi un po', Paolo, vattene un po' a carete di vino, non ci facciamo. Allora, vattene, mi vuoi sputare un bacio, che davanti.
Ha detto, ma mai va tutto in giù, ma ti vuoi chiamare da qua? No, siamo fatti stati tutto loro. Chiamma Bri. Amici, comunque io non voglio già spronare allora, mi devo sempre frenare. Io ma caso, dillo di poco. Ma chiamma, dicevo da donna, vediamo questo stupro da dove vuole arrivare. Chiamma, vuoi arrivare? Dov'è, si dice, vediamo questo stupido dove vuole arrivare. Stupido, stupido, è la stessa cosa, ci devo. Ma quello, lo stupido è uno stupido più grande. Come va? O stupido, è uno stupido più, o stupido, è uno stupido più grande. Io poi sarei uno stupido più grande dello stupido normale. Usi, uno stupido proprio, Don Baciano. Avete capito? Ma io voglio essere felice, dice. Ma Baciano, io posso essere pure uno stupido uno. No, io non ve lo dico, Don Beppe. Però sapete che si fa con questo pallone? Che si fa? Non baciano. Non baciano, io proprio dico, proprio vi date cose, non baciano. Allora facciamo una cosa, Don Beppe. Domandate a vostra moglie che si fa con questo pallone. Don Beppe. Regista. Si ci domandasse a Maitello, no? Oh, su Dio, ma mi ha detto! Prendimmi la cava, ma venni qua e basta. Ma venni qua e basta, guardate. Ma venni qua e basta. Ma venni qua e basta. E mettite il telefono a posto. Forza. Giocchi il telefono da fare l'augurio alla signora di Sorrenda. Dammi per lì. A faccia rosa siccia. Pronta. Mai più zocco le mamme dopo essere connuta, e capito, mamma ti ha fatto proprio così, facendo una zoccola a te, e capito, a me merda, munnezia cristiana, e passa tanto vuoi due ci si mamma, ti hanno trovato morto, vicina, pronto, Peppe, chi c'è? Buonasera, Salvatore, chi Salvatore? Volevo dire una cosa. Senti, ti voglio sapere chi Salvatore sia. Ma dalla zona. Cappella dei Cancelli, va bene. Ah, dite, va bene, dite allora. Vicino a voi. Sì. Va bene, innanzitutto volevo dire a queste persone che te praticano in parola, che sono proprio gente di bassi livelli proprio. Sono Cessa Parlanda. Originale su Cessa Parlanda. Vabbè, anzi, ciò dico in diretta, su gente in merda, se permettete. Ho sbaglio, perché non si dice in parola in diretta, ho sbaglio. Dove? No. Senza che mi date due donne, andate a salutare la signora di Sorrento. La signora di Sorrento? Aspetta, via fuori. È passata a me la signora di Sorrento. C'è da parlare con lui, come va la passa? Si chiede la signora si passa così. E come si chiama? Voi sapete che una signora, la signora si chiama Mino. Milo. Mino, Mino, come la cantante, Mino. Mino. Ha ricordato quella cantante Mina. Che cantava? Mina. Mino, 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 si chiede femmina, avete ragione. Allora saluto tanti saluti a me, non beh. Ha aspettato un uomo, su sì. Me a me, che ha fatto solo a buia. La signora mia. La signora mia, non beh. Io la dare un'educazione, ma uscite, non mi è merda proprio, non sapete. Che sarà sulla vita? Io la dare un'educazione, non sapete. Ci dà un destino cristiano. Oh, mi spato. E c'è pure. Cornuto. Pronto? Pronto? Chi si? Pronto, siete? Chi siete? Buonasera. Chi siete? Calmatevi un attimo, ancora c'è con là, c'è con là. Era lì, c'era subito chi è via fuori, chi è via? Calmatevi, sono Mimmo della Fregola. Mimmo della Fregola? Si rompe a mezzo, perché era lì, c'era subito chi è via? Don Beppe. Non sbagliate cavo. Don Beppe. Don Beppe, lo sapete che la persona che sta al telefono vi ha preparato? C'è il 2000 litri. L'olio e il pane fresco fatti in casa. Buonasera, Mimmo. Aspetta, un certo momento, giovino. A un certo momento, giovino. Vabbè, sì, pronta? Chi siete? Buonasera, chi siete? Come? Chi marito?